Gotowi. Oggi un video breve perché ho questo scanner assolutamente inutile. Questo è un oggetto inutile e sarà smontato. Perché? Perché così, prima di gettarlo via, voglio vedere se c'è qualcosa di utile. Quindi ora noi lo smonteremo per vedere cosa c'è all'interno, usando strumenti impropri, quindi cacciavite, utilizzerò cacciaviti piatti per le viti a croce e smonterò inutilmente questo oggetto destinato alla discarica. Poiché è totalmente inutile. Ecco, vedete, ci sono parti in plastica, altre parti in plastica. Qui c'è uno scanner per diapositive, assolutamente inutile. Qui ci sono viti per plastica. Potremmo raccogliere delle viti. Guardate, c'è un circuitino di alimentazione per quello che sembra essere una vaschetta di illuminazione a LED che ho appena divelto. E invece no, c'è un microscopico tubo al neon, guardate. Quindi questa la lasciamo così. Interessante questo oggetto, chissà come si alimenta. Altri pezzi di plastica totalmente inutili. Ed ecco lo scanner. Scanner USB totalmente inutile. In quanto bruciato, lo castriamo senza pietà. Vediamo se riusciamo ad aprirlo con l'uso di violenza. Si infila un cacciavite e si sventra, come vedete, con violenza. Gotowi, dopodiché Gotowi, e abbiamo un vetro, un interessante vetro che potrebbe essere riutilizzato in qualche modo, chissà, è incollato, chissà se si riesce a scollare in qualche modo, lo metteremo qui. E qui abbiamo già l'oggetto che mi interessava di più, la sbarra di acciaio. Motorino che togliamo subito dal DIC, disarticoliamo immediatamente questo motorino, c'è un flat cable ed ecco la sbarra che vi dicevo in tanti miei precedenti video. Parlo di queste sbarre di acciaio. Perché con queste si possono realizzare ottimi cacciaviti. Un cacciavite piatto è molto facile da fare molando la punta, ma anche quelli a croce si possono fare. Guardate come sono lunghe queste sbarre, si possono fare degli ottimi attrezzi. Solo per questo vale la pena di smontare questi oggetti. Poi qui abbiamo una cinghietta del cazzo, un flat cable che disarticolerò, e qui abbiamo la struttura, la luce al neon, quindi questo scanner è veramente vecchio. Abbiamo delle viti esagonali che sviteremo in modo improprio, così. Viti che getteremo. Qui c'è un circuito che tiriamo con odio ed ecco un simpatico sensore che non so se riuscite a vedere, spero di sì. Questo può diventare un portachiavi carino, chi lo sa. Lo mettiamo lì. E poi qui abbiamo cavetti, oggettistica varia. Ora non so se riusciamo ad aprire qua, ci sono delle clip che si possono prendere, vediamo. Evidentemente forse possiamo direttamente usare l'odio. E qua ci sono degli specchi.
qua c'è un'altra vite, un'altra vite ancora. Va bene, prendiamo l'esagonale. Ovviamente non è questa. No. Capisco. È una Torx. No, non si sa cos'è. Vediamo se questa va bene. No, è un esagonale un po' più grande. E quindi con l'esagonale noi esagoniamo. Ecco fatto. Ora lui si apre e dentro abbiamo uno specchietto, un circuito di alimentazione. Vediamo se riesco a togliere questo specchietto senza rompere lo stesso. Sì, sono riuscito. Un doppio specchio. No, è uno specchio normale. Qui abbiamo una lampadina al neon, ma di questa ce ne sbatteremo il cazzo, und, le palle, a meno che non riusciamo a smontare anche questo specchietto, che io farò saltare spaccandolo, invece non si è spaccato. Cavetto di alimentazione, che cerco inutilmente di fare passare da qua, ma ce lo farò passare con la violenza, così. Altro esagonale, circuito che viene via. Se riesco a sfilare questi cavetti in modo degno, io potrei forse salvare questa lampada al neon. Chissà, l'ho salvata. Ora se riesco a farla passare da qua, posso anche estrarla. Oh, bene, altro pezzo di plastica inutile. Lampada neon che proveremo, chissà che alimentazione vuole. Mettiamo qua. Pezzo di plastica inutile. Qui abbiamo rotelline varie con motorino. Questo sembra interessante anche lui. Pulsantiera con micro switch che disarticoliamo, un flat cable, e qui abbiamo quella che penso sia l'interfaccia USB. Pezzo di ferro, pezzo di lamiera, altro pezzo di plastica, cavetti che non ce ne fotte un cazzo, e questo si può buttare. Rimane il vetro, che non so come fare. Qui adesso lo metterò davanti all'aria calda e vediamo se si rammollisce questa colla. Questo video è inutile, però mi serve a provare lui con cui sto registrando l'audio, e vediamo se l'audio viene bene così. Probabilmente è troppo basso. Cosa abbiamo recuperato? Abbiamo recuperato due strane lampadine neon con il proprio circuito, una cinghia del cazzo che finirà nella spazzatura probabilmente insieme a quest'altra merda, un integrato con il sensore di lettura dello scanner che può diventare un simpatico portachiavi, una schedina di gestione dello scanner USB con qualche componente, delle viti, pulsantini micro, due specchietti, un motorino con ingranaggi e basta. Sostanzialmente non c'è un cazzo di altro. L'unica cosa veramente importante è questa sbarra di acciaio liscia, perfetta, con cui si possono costruire cacciaviti, oggetti, intrusori, si possono fare diverse cose con questa sbarretta di acciaio. Io adesso cerco di recuperare il vetro qui che ho messo davanti alla stufa, e quindi vedremo se riuscirò a smontarlo. Ora io lo so che sto commettendo un errore mettendo il microfono qui, voglio provarci lo stesso, me ne sbatto. La cosa che voglio provare è accendere questi cosi.
Ora io qua ho due cavetti su cui userò violenza per aprirli. Abbiamo un marrone e un nero. Io presuppongo che il nero sia negativo e che l'altro sia il positivo. Gli do circa 12 volt e guardate, si accende. Alzo la tensione, wow! Abbiamo una lampadinetta al neon, ma che bella! Ora faccio lo stesso con l'altra. Qui però abbiamo diversi cavi, ma due sono uniti insieme, si vede qui. Quindi sono rosso e nero insieme, dall'altra parte c'è il giallo. Quindi vediamo se riesco a trovare la connessione. Tra l'altro qua ci sono un sacco di pin inutilizzati. Quindi castriamo. Calza metallica, spelliamo i fili con olio, va bene, potrei usare indifferentemente il rosso e il nero, ma li unisco insieme e la mettiamo qui, così, quindi rosso e nero, scommetto che la polarità sarà al contrario, invece no, si accende. Allora, lui vuole questo valore di tensione. Vediamo a quanto si accende. Sembrano 16 volt circa. No, sembrerebbero 9 volt. 8,99. Quindi può andare a 12 sicuramente. 12 volt. Vediamo se sono 12. Sono 11 e mezzo, va bene, 11 e 90 qualcosa, va bene, 12 è una minchia, 12 e 2, ma guardate che bello, potrei farci una lampada con un oggetto del genere. Ora accendo l'altro, sempre a 12 volt, il nero e il rosso. Questo è un po' bassino. Sì, però 12 volt. Io spero che sia rimasto tutto nell'inquadratura. L'unica cosa che ci è rimasta da provare al volo, giusto per giocare un po', è questo motorino. Questo inutile motorino, io suppongo che sia totalmente inutile e non credo che riusciremo a provarlo, perché qui ho quattro fili e quindi questo sicuramente è un cazzo, come si suol dire, di motorino passo passo, e io non so pilotare, non so accendere, io non li so usare, non li ho mai usati, per cui adesso io applicherò una tensione a caso su, ecco, l'ho appena distrutto, sono rimasti solo tre fili, vediamo cosa succede. Niente, cortocircuito, scintille. Niente, io questi cosi non li so usare. Tra l'altro so già che pur avendolo qui non lo userò mai,
quindi finirà nella spazzatura. Non resta che provare l'ultima cosa, e cioè vedere se questo vetro scaldato si distacca dalla plastica. Eh sì, con un po' di violenza sembrerebbe distaccarsi. Sì. Ecco, voi non fatelo mai, perché potrebbe spaccarsi il vetro, ma ci sono riuscito e ho un vetro veramente carino, con i bordi smussati, quindi non taglienti, forse questo leggermente. E questo è un vetro di scanner, quindi suppongo che sia più migliore di un normale vetro. Potrebbe essere usato per una finestrella, chi lo sa, come un ripiano per fare cose. Vedo che ha un graffio, quindi questo scanner è stato maltrattato, chissà. Però abbiamo recuperato anche il vetro. Sbarra d'acciaio, questo finisce nella spazzatura, nella plastica. Grazie per aver visto questo video totalmente inutile, completamente inutile, se non a mostrarvi queste sbarre di acciaio. Vedete come suona? E con queste si fanno ottimi attrezzi. Veramente ottima. Gotowi!